tutti e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una ricetta dolce, una torta golosissima al cioccolato e cacao. Però allo stesso tempo sarà light, infatti non utilizzeremo né burro e né uova. E come sostituto delle uova useremo semi di vino, questi qui, che hanno un sacco di proprietà. Sono pieni di vitamine come B, C, E, pieni di sali minerali come magnesio e fosforo e sono anche ricchi di acido folico. E oltre che in cucina, vengono utilizzati anche in ambito dell'igiene personale, infatti si realizzano anche maschere ad esempio per i capelli. E ritornando in tema cucina, li utilizzeremo appunto nella torta, ma vengono utilizzati anche ad esempio nelle insalate, sulla pasta o anche nei panificati. Ci serviranno 250 g di farina integrale, noi l'abbiamo già setacciata e stiamo utilizzando questa della Molino Rossetto, che è anche biologica. Poi 15 g di cacao amaro, noi utilizziamo questo della Perugina, un pizzico di sale, 120 g di zucchero di canna, poi ci serviranno i semi di lino di cui vi ho parlato prima, questi qui, questi sono della Vital, li abbiamo presi al supermercato Intespar, che è una catena appunto di supermercati, e ce ne serviranno 30 g. Poi la buccia di un pompelmo rosé, se volete potete utilizzare anche la buccia di un'arancia, però in questo caso verrà più particolare. E in più con il frutto che avanza vi potete fare una bella spremuta che è ricca di vitamina C. Poi 90 ml di olio di semi di girasole, 80 g di cioccolato fondente, scegliete voi il grado di fondente che più vi piace, 260 ml di latte vegetale, noi abbiamo scelto questo alla nocciola che dà un gusto in più, insomma un sapore deciso, ecco la nocciola. Poi la nocciola ci sta molto bene anche col cioccolato, quindi. Ok, e anche una bustina di lievito per dolci, per torte. Come attrezzatura ci servirà uno stampo imburrato e infarinato. Il burro lo usiamo solo come staccante per staccare la torta appunto dopo la cottura in forno, e questo stampo è del diametro di 20 cm. Poi una ciotola capiente per lavorare l'impasto, una palettina di silicone e un setaccino per setacciare in velocità il lievito. Innanzitutto preriscaldiamo il forno a 180 gradi. In una ciotola andiamo a versare la nostra farina integrale che abbiamo già setacciato. Uniamo anche il cacao amaro, il sale, lo zucchero di canna integrale, i semi di lino che noi abbiamo macinato con un semplice utilizzo di un macinino, ed infine e la buccia del pompelmo. Se appunto non vi piace il pompelmo potrete utilizzare anche la scorza d'arancia che ci sta molto bene col cioccolato. E mescoliamo il tutto. Adesso che abbiamo amalgamato bene tutti gli ingredienti secchi, tutte le polveri, diciamo così, mettiamo da parte e andiamo a fondere il nostro cioccolato. Qui avete due alternative: o lo andate a fondere in microonde a temperatura molto bassa, lentamente e andando a mescolare ogni tanto con la palettina di silicone, quella che è adatta anche per i microonde, oppure semplicemente a bagnomaria, metodo classico. Abbiamo sciolto il nostro cioccolato, noi abbiamo preferito farlo al microonde, ok? E adesso lo andiamo a muovere un pochetto con la paletta di silicone in modo da averlo un attimo raffreddato prima di introdurlo all'interno del nostro composto della torta. Versiamo quindi ora il nostro cioccolato all'interno della ciotola con il nostro composto. Iniziamo a dare una piccola mescolata.
e aggiungiamo anche il nostro olio. Mescoliamo piano piano. A questo punto, vedete che abbiamo mescolato bene e il composto è diventato anche più scuro? Si vede? Ok, andiamo ad aggiungere il nostro latte vegetale alle nocciole, poco per volta. E mescoliamo. Vi consiglio di fare questo movimento dall'alto verso il basso. Così si amalgamerà meglio il tutto. In alternativa al latte vegetale potrete utilizzare anche l'acqua. Però a noi sinceramente piace di più con latte, che gli dà anche più sapore, ecco. Ecco qua, abbiamo inglobato tutto il latte e vedete che il composto è molto più liscio e cremoso. Ok? A questo punto non ci rimane altro che andare a mettere il lievito e lo andiamo a setacciare. E mescoliamo un'ultima volta. Ed ora trasferiamo la nostra torta all'interno del nostro ruoto, del nostro stampo. Anche qui, se volete, lo potete fare in uno stampo tondo, altrimenti scegliete una tortiera anche quadrata, della forma che più vi piace. Ed ora siamo pronti a cuocere la nostra torta, andando a infornare a 180 gradi. Ed ecco qua la nostra torta. Vedete? Ha cotto circa 50 minuti. Comunque la cottura dipende sempre da forno a forno, quindi vi consiglio di fare sempre la prova dello stecchino. E adesso andiamo a tagliare una fettina, così vi faccio vedere anche l'interno. È molto morbida al taglio. E come vi dicevo prima, appunto, un po' sdricciolosa. Ed ecco qui. Questa torta è una torta cosiddetta da credenza, ovvero che non contiene né crema né panna e quindi non va riposta nel frigorifero. Ed è molto sbriciolosa, quindi non vi preoccupate se fa briciole, è proprio lei fatta così. E si conserva bene anche per qualche giorno. Noi la lasceremo semplice, naturale, così, come appena sfornata. Ma se volete, se vi piace, potete anche darci un tocco di zucchero a velo. Se la nostra torta al cioccolato light vi è piaciuta, lasciateci tanti mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. E se volete, condividete il video con tutti i vostri amici. Seguiteci anche su Facebook e Instagram. Ciao, al prossimo video!